Ciao da Avsim, permettetemi di soffermarmi su Silvio Baldini, l'allenatore del Palermo che ha portato i Rosa Nero in Serie B e ho deciso di mettere una maglia meravigliosa che ho staccato un attimo dal muro di maglie qui dietro, la maglia della stagione 2003-2004, rosa della Juventus proprio perché Rosa Nero. Volevo anche eh, omaggiare il Palermo per questa.. Grande eh, per questa grande vittoria, per questo trionfo, per il ritorno in Serie B, sperando che possa tornare al più presto in Serie A. Con rispetto anche per il Padova che potrà riprovarci e magari ci riuscirà. Questa vicenda che ha tenuto eh, col fiato sospeso eh, tutta, tutta Palermo per questi ultimi giorni, se ne è parlato tanto a livello nazionale perché. C'è stato anche un calendario favorevole, cioè domenica scorsa, che si è giocato Palermo-Padova. Gli occhi erano puntati tutti lì, non c'erano altri eventi, diciamo calci calcistici, che potessero scalzare quella partita. Per quanto riguarda l'attenzione generale, ma soprattutto perché c'è stata grande passione per il Palermo in quanto tale, anche nel percorso precedente, forse proprio grazie a Silvio Baldini. Silvio Baldini che è entrato nel mondo del calcio. Come allenatore, pensate solo all'età di 30 anni, parliamone un attimo, soffermiamoci un attimo su Silvio Baldini, perché certe persone sono rare, certe persone sono quasi uniche. Certe cose che dicono, certe cose che fanno, non le trovi dappertutto e vanno celebrate senza retorica, senza buonismo, senza perbenismo che a lui non piace. E lo ha detto in più occasioni, basta con i finti buoni, con, finti buoni, con il falso buonismo, con il finto perbenismo, basta con quelli che fanno i moralisti con i soldi nelle tasche. Ecco, ma celebriamo la realtà, la verità, la concretezza. La verità nel senso di quello che veramente è quest'uomo e questo allenatore e quello che veramente porta e comunica, ma veramente non per scrivere frasi da baci perugina o magari da post su Instagram, non è quella la verità, quelle magari sono frasi costruite, pubblicate proprio per il like, per la condivisione. Per uno scopo che non, non è quello che dovrebbe essere lo scopo primario, e lo scopo primario è quello che ha cercato di definire e di comunicare Silvio Baldini, da allenatore del Palermo ai suoi ragazzi, a tutto l'ambiente e anche ai giornalisti, a chi lo ha ascoltato. Lo scopo primario che è quello di migliorarsi e trovare se stessi, perché in quel percorso, in quella ricerca, si arriva anche all'obiettivo intermedio, che è quello che per molti è principale, cioè. La carriera, il successo, la vittoria. Quindi un Silvio Baldini che ci insegna la vita e lui lo dice: Io non devo insegnare a, a, a il calcio, devo insegnare anche la vita, devo essere strumento di comunicazione della vita agli altri. Posso essere strumento e quindi voglio esserlo. E dicevo, è entrato nel mondo del calcio a 30 anni perché è nato l'11 settembre 1958 e nel 1988 ha preso la sua prima panchina da vice allenatore e la sua carriera l'ha visto sulle panchine anche, eh, anche dilettantistiche alla Massese, al Forte dei Marmi, poi il Viareggio, il Siena, la Carrarese, il Chievo, il Brescia, l'Empoli, il Palermo già in passato, Parma, Lecce, Catania, Vicenza e poi appunto il Palermo ancora in questa stagione. Ritornando anche un paio di volte mi sembra... All'Empoli e alla Carrarese non una sola esperienza. Ha accumulato tra l'altro 100 panchine in Serie A con Empoli, Parma, Lecce e Catania. 253 panchine in Serie B tra Chievo, Brescia, Empoli, Palermo e Vicenza e in Serie C 336 comprese quelle di questa stagione col Palermo e anche quelle precedenti con Carrarese, Siena e Massese. Ha lasciato tra l'altro la Serie A da anni e ha accettato panchine di Serie B e di Serie C probabilmente anche per darsi un nuovo slancio, per trovare eh, un, un rilancio professionale, ma... Ad ascoltare come parla, cosa dice e come la pensa, proprio per badare all'essenza, è tornato eh, in un ambiente eh, di livello calcistico inferiore rispetto a quello che aveva conosciuto perché per lui l'ambizione, il premio, non sono i soldi, non è il contratto, non è eh, il palcoscenico, ma è quello che fai. Nel, nelle retrovie, nel segreto e nel silenzio del lavoro quotidiano. Questo è quello che lui racconta. Io faccio riferimento ad alcune sue ultime dichiarazioni. In particolare la sua ultima conferenza stampa post vittoria del Palermo sul Padova, quindi a serie B appena conquistata. Eh, tra l'altro, la sua stagione al Palermo è stata clamorosa dal punto di vista dei punti fatti perché. Ha rilevato il Palermo che era terzo in classifica, quindi assolutamente non male. Il 24 dicembre 2021, si è insediato il 27 dicembre, ha fatto 25 panchine con 2,12 punti a partita e ha finito appunto terzo. Da un certo punto di vista, diciamo che ha fallito l'obiettivo della qualificazione alla serie B diretta, però poi ha vinto i playoff. Ha vinto i playoff con, eh, con un ottimo risultato, ma ottimi risultati anche nel corso della stagione. I gol fatti, il, i risultati utili consecutivi, le vittorie, ma soprattutto ha insegnato qualcosa a questi ragazzi. Ha detto alcuni di loro mi hanno rivelato che ritengono di aver imparato di più in questi sei mesi che in tutto il resto della carriera e parliamo anche di giocatori trentenni o più. Questo dice per me, dice Silvio Baldini, è il premio più grande. E vediamo allora che cosa ha detto in particolare in questa conferenza stampa, alcuni spunti, perché veramente bisogna soffermarsi un attimo su questa persona. Perché poi eh, ci riempiamo. Lasciatemi dire una cosa che magari non c'entra nulla, nulla con la Juventus, non c'entra nulla con il calcio e magari esula anche dai contenuti tipici di questo canale. Ma in generale, nella nostra vita, di questa società che viviamo, ci eh, circondiamo di etichette, idoli, simboli che sono posticci, che sono veramente finti, sono proprio finti, completamente finti. La persona bella che però vai a vedere è ritoccata tra chirurgia estetica e filtri fotografici, o magari quella che ha solo filtri fotografici, ma comunque non è una bellezza autentica. La persona che sembra di buone maniere, che sembra gentile, che sembra ecco, buonista, che sembra sempre dire la cosa giusta, sembra sempre dire la cosa piacevole, condivisibile, ed è lì che ti devi preoccupare. È lì che ti devi preoccupare perché se uno dice se uno è d'accordo al 100% con quello che dice una persona deve iniziare a preoccupare perché o ha smesso di pensare e ha cominciato a pensare come quella persona lì oppure quella persona lì è falsa. Non è possibile essere d'accordo il 100% ma neanche l'80-90% delle volte con una cosa, con quello che dice una persona in particolare. E poi anche quello che subiamo a livello di imposizione di pensiero. Fateci caso quante volte acquistate qualcosa, andate da una parte, fate una cosa a livello social o di vita reale, non virtuale, perché lo fanno gli altri, perché altrimenti vi sentite da meno, perché poi come faccio? Lo fanno loro, io non lo faccio, non mi posso adeguare, faccio una brutta fine, non, non, non faccio più parte del gruppo, del branco, ecco. Questa è una cosa che dico soprattutto ai ragazzi, agli adolescenti, lo sono stato anch'io, non molto tempo fa, che ne ho 33 ora. E quindi so che, come ci si sente ad essere esclusi, ma scegliete di essere esclusi. Bisogna scegliere di essere esclusi. Questo fare le cose per mettere la bandierina e dire l'ho fatta anch'io è deleterio. E questo che prova ad insegnarci Silvio Baldini, che non è. Uno dalle buone maniere, che non è un buonista, diede un calcio a Di Carlo. Lo ricordate? Ecco, Silvio Padini, se vogliamo, è famoso anche per il calcio a Di Carlo. Ma l'ha spiegato quel calcio. Ha detto: Mi dispiace, però eh, non, non posso accettare di essere insultato in un certo modo. Quindi, una reazione umana, che bella, che bella una reazione umana invece delle solite reazioni impostate. Finte perché bisogna per forza dire così, bisogna per forza fare così perché sennò non è bene, perché sennò non è bello per citare l'attimo fuggente e partite anche da questo punto di vista. Adesso cerco anch'io di aggiungere qualche contenuto più elevato se ci riesco. Ma non mi sento all'altezza di questo video e, de e, e della persona e delle parole di Silvio Baldini, tenete sempre presente che chi vi deride vi invidia sempre 101%, neanche 100%, 101%. Chi vi deride è perché vi invidia. Chi dice "stai sbagliando" e ti punta il dito contro è perché non accetta che tu stia facendo una cosa diversa. È la mediocrità che fa partire l'invidia e il meccanismo della derisione. Non è mai superiore chi deride, è sempre inferiore, sia perché deride sia per il motivo per cui scatta la derisione. Che è il sentirsi da meno, è l'invidia. Tutti fanno una cosa, tu non la fai, non facendola stai mettendo in discussione tutti gli altri che magari hanno fatto quella cosa senza sapere perché, ma perché semplicemente andava fatta, l'ha fatta il capobranco, l'hanno fatta gli influencer e quindi la devono fare comunque e quindi tu stai minando le loro certezze. E il loro status E per questo ti puntano il dito contro Non perché tu sei da meno Lo dico soprattutto ai ragazzi e agli adolescenti Fregatevene del giudizio degli altri Fate secondo la vostra testa Siate dirompenti Rompete le righe, rompete gli schemi Assolutamente dobbiamo tutti rompere gli schemi Ma non perché bisogna rompere gli schemi a prescindere Perché bisogna essere pronti a rompere lo schema quando è necessario Quando lo si ritiene opportuno con la propria testa non aver paura della derisione e magari ridere degli altri che ci deridono. Ci sarebbero tante altre cose da dire, ma andiamo su Silvio Baldini che ne ha dette anche molto molto meglio di quello che vi ho detto io. Per esempio, quando dice c'è bisogno del rispetto del lavoro. E quando dice eh, chi perde non è un cretino. Questa, questa mi, è, mi è piaciuta tantissimo. Perché è l'antirisultatismo. È l'antirisultatismo. Il risultatismo vuole che chi vince ha ragione. Chi perde ha torto. Non è vero. Chi perde può avere ragione più di chi ha vinto, dipende, chi vince come vince e chi perde come perde, ma serve sempre il rispetto del lavoro. Ecco la derisione del lavoro altru altrui quando magari è un lavoro meticoloso, è un lavoro capillare, semplicemente perché magari non porta ad un risultato eclatante. Con la gente che è pronta lì, le iene che sono pronte lì. A, a, a deridere non appena ci sarà la caduta. E infatti l'ha detto, se io non fossi se, se il palermo non fosse andato in serie B, i vostri giudizi sarebbero stati completamente diversi. E adesso invece, magari siete qui ad esaltare. E, e bisogna avere rispetto del lavoro. Se tu giudichi il lavoro, devi giudicare il lavoro, non il risultato. Se giudichi il risultato, allora è solo sul risultato, il lavoro non c'entra nulla. E il discorso risultato, prestazione, sono due cose diverse. Un conto è vincere, un conto è lavorare per vincere. Se tu confronti il lavoro con il lavoro, stai facendo bene e puoi esprimere dei giudizi, ma se confronti chi vince con chi ha perso, perché chi ha perso magari ah ah ah, ci ha rimesso del tempo e della fatica, però alla fine ha perso, è mediocrità, è ignoranza. E dice Silvio Baldini: contro l'ignoranza hai solo due strumenti, o l'indifferenza o il bastone contro l'asino. O andare contro l'asino col bastone e quindi ha detto: Devo star fermo, mi devo, mi devo frenare quando vedo delle persone ignoranti perché altrimenti ci vado giù duro e non lo posso fare perché siamo in una società civile. E l'ignoranza nasce dalla non meritocrazia, dice: se non applichiamo meritocrazia, che cosa produciamo? Persone ignoranti. Senza meritocrazia, produciamo persone ignoranti e quindi dice: Chi ha cultura non ha bisogno dell'aiuto. Chi ha cultura sa quanto vale, sa cosa può offrire e come si può spendere come si può vendere non ha bisogno dell'aiuto è difficile far passare questo concetto in Italia magari in particolare al sud perché magari c'è anche questo io sono del sud sono campano e forse c'è anche un po' l'idea il luogo comune che al sud si va davanti soprattutto per raccomandazione però un po' è anche così c'è questa prevalenza culturale verso l'assistenzialismo nel meridione rispetto al nord ma non è una cosa solo meridionale è una cosa Molto italiana in generale il fatto di farsi aiutare nonostante uno abbia gli strumenti per entrare in certi posti, per diventare certe persone, per assumere certi ruoli. E la stessa cosa poi vale anche nel calcio perché quello diventa allenatore perché è amico di quell'altro, quello lo compro come giocatore perché c'è l'amicizia col procuratore. Do ut des, eccetera, eccetera. E la meritocrazia però porta all'ignoranza, ci dice Silvio Baldini, e io sono d'accordo con lui. E la meritocrazia si deve vedere anche nel giudizio sul lavoro fatto sul campo. Meritocrazia significa se io ho lavorato in un certo modo devo essere riconosciuto per il lavoro che ho fatto, mi deve essere riconosciuto il lavoro che ho fatto e a prescindere poi dal risultato. E dice giustamente se non avessimo uh, conquistato la serie B i giudizi sarebbero stati diversi. Non cerco il palcoscenico, quindi tutti i discorsi sul rinnovo automatico, il contratto, magari cercare la serie A. Dice: Il premio per me non sono i soldi, il premio per me è trovare me stesso e fare quello che devo fare: essere incastrato nel, come meccanismo nell'ingranaggio che porta poi a qualcosa di importante. E dice: I ragazzi hanno capito. Che ecco, dice molte, molte persone, l'80% degli allenatori pensa al contratto, pensa a, a quale altra squadra potrà andare ad allenare. I giocatori pensano ma gioco o non gioco? Lui ha cercato di far capire ai suoi ragazzi, dando loro grandissime motivazioni, che nell'allenamento non dovevano allenarsi per giocare la prossima partita, dovevano allenarsi per andare nella profondità del proprio animo e trovare se stessi. Questo è quello che vi dicevo prima, se tu punti ad un obiettivo che è a un metro devi puntare in realtà all'obiettivo che è a 100 metri, se vuoi arrivare a un metro devi puntare a 100 metri e ogni metro devi puntare ai 100 metri successivi, ma anche a un chilometro, bisogna distogliere lo sguardo dall'obiettivo più vicino a breve termine cercando di raggiungerlo perché così non lo raggiungi, ci sono anche tante opere letterarie, mi viene in mente in questo momento l'alchimista di Paolo Coelho. Quando tu punti una cosa, pensi di stare arrivando a quello, in realtà per arrivarci devi andare da tutt'altra parte, devi fare tutto un percorso per ritrovarti al punto di partenza. Dici ma potevi restare dove eri? No, non potevi restare dove eri. Dovevi fare esattamente il percorso perché l'obiettivo è il percorso. L'obiettivo è il percorso, questo dice Silvio Baldini ai suoi giocatori. Voi allenatevi per alzare il vostro livello, per puntare lontano, non per guardare soltanto alla singola partita. Io cerco il gol, non l'estetica, ecco. Cioè vincere l'efficacia però attraverso, attraverso il percorso, ma l'estetica, non l'estetica intesa non come il bello fine a se stesso. E tra l'altro va detto che e gli è stato anche chiesto questo come mai, nella finale playoff contro il Padova, non ha fatto mezzo cambio difensivo neanche quando era in vantaggio. E ha detto ma perché devo cambiare una situazione che mi sta portando alla vittoria? Se quell'assetto mi sta portando alla vittoria, perché lo devo modificare? Grandioso, veramente esemplare da questo punto di vista. Poi la società può cambiare, adesso il Palermo sarà ceduto, probabilmente i giocatori possono andarsene, ma i tifosi restano. I tifosi restano gli stessi tra 20, 30, 50 anni perché quello ce l'hai dentro. E dice serve anche rispetto nei confronti dei tifosi che magari per loro 10 euro di biglietto è un peso, è un sacrificio, è un sacrificio e fanno la fila. Per riempire lo stadio e ha detto nel corso della stagione ai giocatori: Se lo stadio non è pieno, non stiamo facendo la cosa giusta. Lo spettacolo, il calcio come spettacolo, come qualcosa da rendere al pubblico, da rendere alla gente, qualcosa di meraviglioso. Tutt'altro che il freddo calcolo sul risultatismo, e in questo senso anche la meritocrazia. Eh, poi, appunto, chi perde non è un cretino: questa veramente me la vorrei quasi scrivere. Chi perde non è un cretino, bisognerebbe spiegarlo a chi, ripeto, deride qualcuno che ha perso solo perché ha perso. Eh, e ancora, ehm, appunto, serve la meritocrazia. La speranza è inutile senza la fede. Lui è un uomo religioso: si è definito un uomo religioso che mette la fede al primo posto grazie alla fede. Insegue la sua visione, il suo ideale e dà quindi senso al suo lavoro. Ma dice la speranza senza fede è inutile perché, perché la speranza è semplicemente aspe è aspettare che possa accadere qualcosa. La fede, invece, è crederci veramente, quindi fare quello che si può fare per raggiungere quello stesso obiettivo. E quindi lui ha detto: Ero assolutamente certo, ero convinto che il Palermo sarebbe andato in Serie B, e con la stessa convinzione ha detto: Entro due anni si andrà in Serie A, magari non si potrà andare in Serie A subito. Ma entro due anni si va in Serie A. Se viene mantenuta questa squadra, gli è stato chiesto a gennaio: Che acquisti vuoi fare? Lui ha risposto: Nessuno, non ho bisogno di nessun acquisto. Lavoriamo su questi ragazzi. Voglio lavorare sui ragazzi che ho perché da questi ragazzi posso tirar fuori ancora tanto e loro hanno. La forza per andare a raggiungere l'obiettivo per conquistare la Serie B con il Palermo e ci sono eh, arrivati. Ehm, ecco poi dice: non conta il risultato, ma conta la gente. Questo ha anche cercato, ha cercato di far capire ai giocatori. Questa ispirazione ha provato a dare. Non conta il risultato, ma conta eh, il bene che ci vuole questa gente. Hanno fatto anche delle iniziative, hanno cercato di. Di, 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 di stare in mezzo alle persone, di vivere la città di Palermo, il territorio, la popolazione, la gente. Non c'è eh, speranza, la speranza è inutile senza la fede. Quindi, tutta la sua ispirazione prevalentemente religiosa. E eh, tra l'altro, ha detto anche: eh, Ho scelto che, che vor, vorrò morire a Palermo, eh, anche, tra, anche che fosse tra 50 anni o quello che sia. E in generale, anche le scelte. Eh, del, del, de, dell'immediato anche quotidiane eh, che lui eh, subordina all'ispirazione cioè si lascia guidare dall'ispirazione dalla sensazione da quello che sente e fa le sue scelte e poi il riferimento commovente alla sua famiglia io non ho paura dell'esonero lo disse anche in passato perché io ho la mia famiglia. Io, l'unico esonero che temo, l'esonero dalla mia famiglia. Se ho la mia famiglia, sto bene. E qui capiamo anche le scelte professionali di Silvio Baldini: il fatto di trovare innanzitutto una propria serenità, una propria stabilità mentale, e poi di fare delle scelte che possono essere anche destabilizzanti per tutto il resto. Il fatto magari di star lontano dalla famiglia, di star lontano dalla, dalla propria casa, dal proprio luogo abituale, come fanno e devono fare giustamente gli allenatori e i calciatori. Si fa in questo mondo del calcio e nello sport in generale, però mantenere quella serenità, mantenere quell'equilibrio eh, quell che nasce dal, dall'amore, da, dal, da, 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 dai sentimenti, dalla dal legame che c'è con qualcosa che è più importante di tutto quanto il resto in questo senso il premio per Silvio Baldini non sono i soldi non è il palcoscenico ma è trovare se stesso e fare il meglio che può nell'ingranaggio che è di tutto quanto il meccanismo grazie per la vostra attenzione video motivational inspirational grazie a Silvio Baldini per le sue parole per l'uomo che è e cerca di essere senza retorica senza sbandierare, senza falsità, molto probabilmente, o con poche falsità, meno del solito. E quindi ditemi la vostra nei commenti eh, su Silvio Baldini, sul Palermo e su tutte le tematiche che ho provato a toccare. Mettete like a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti, e abbonatevi a questo canale per sfruttare tanti vantaggi a partire da 99 centesimi al mese, tra cui la programmazione quotidiana con orari e argomenti dei nuovi video in uscita e l'accesso alle chat riservate sul mio server Discord. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!